L'Eco Day è iniziato tra l'altro da pochissimo, sindaco Paolo Calcinaro, lei ha già fatto un giro tra i vari stand, come sta andando, come è partita questa giornata? Credo che sia una bella conferma, sin da questa mattina abbiamo un bel flusso, un bel pienone, una bella partecipazione, peccato soltanto per i musei di Villa Vitali che purtroppo sono inagibili perché lo scorso anno hanno fatto il vero e proprio record di visite, collezionando in un solo giorno quelle che sono le visite di un anno intero. L'obiettivo di questa giornata? L'obiettivo è saper sensibilizzare i nostri cittadini innanzitutto sul recupero di parti di fermo, ma sensibilizzare anche sul fatto che vivere la propria città anche uscendo a piedi è una cosa positiva, e poi la conoscenza di tante realtà sociali. Ma soprattutto questa io la vedo come una giornata d'aggregazione veramente per intere famiglie, giovani, anziani, tutti quanti, insomma, dove possono passare una bellissima giornata tranquilla, spensierata, e soprattutto, come si può vedere fin dalle prime ore del mattino, a passeggiare tranquilli, senza macchine, senza niente, e col sorriso, che è una cosa fondamentale. Presente all'Eco Day anche la Site, Marco Amati, per presentare che cosa? Dunque, siamo qui oggi presenti all'Eco Day per presentare le nuove isole ecologiche informatizzate. Sono praticamente il nuovo sistema di raccolta che ci apprestiamo ad attivare in alcune zone del comune di Fermo, e nello specifico ad iniziare dal quartiere di Santa Caterina, in continuità con una sperimentazione già effettuata nella zona denominata Palazzi Santarelli, che continuerà appunto con il posizionamento fino a coprire l'intera perimetro del quartiere di Santa Caterina. Sarà poi successivamente seguito dal posizionamento del secondo lotto, che riguarderà la zona di Viale Trento, sia dalla parte di Viale Spighi che dalla parte di Viale Eghiti, e poi come ultimo lotto, come ultima istanza, il posizionamento delle stesse isole ecologiche nella zona del centro storico. L'obiettivo primario, o meglio, l'obiettivo immediato, è quello ovviamente di aumentare la percentuale di raccolta differenziata per riuscire a superare il fatidico 65% imposto dalla normativa di legge. E poi a lungo termine, a medio e lungo termine, è quello, grazie alla possibilità di pesare i rifiuti che si conferiscono, di applicare la cosiddetta tariffa puntuale, cioè la tassa di rifiuti pagata sulla produzione effettiva del rifiuto da parte di ogni nucleo familiare. Quindi si pagherà non più sulla base del calcolo per metri quadri, ma sulla base del rifiuto effettivamente prodotto. Alcune zone periferiche della città di Fermo sono, subiscono un abbandono illegale di rifiuti. Voi come Site, come vedete questo fenomeno e come combatterlo? Guardi, purtroppo questo è un fenomeno che riguarda molte zone del comune di Fermo, e non necessariamente zone periferiche, purtroppo anche zone che riguardano l'immediata periferia urbana e a volte anche il centro storico. Quello che noi stiamo facendo è cambiare il sistema di raccolta in modo tale di avere un controllo puntuale sui conferimenti di ciascun nucleo familiare, e stiamo attivando delle convenzioni con degli organi di controllo quali le guardie zoofili, le guardie ambientali, gli eco volontari e la stessa polizia municipale, per far sì di attivare dei controlli più capillari su tutto il territorio e riuscire così a debellare questo fenomeno, che oltre ad essere di impatto visivo fortemente negativo, è anche costoso per le casse dell'amministrazione comunale.